Davanti alla porta della legge c'è un guardiano. Un uomo di campagna si presenta a lui e lo prega di farlo entrare. Ma il guardiano non può lasciarlo passare. Ha qualche speranza di poter entrare più tardi? Può darsi, risponde il guardiano. L'uomo cerca di spiare attraverso la porta aperta. Non gli è stato forse insegnato che la legge è accessibile a tutti? Non tentare di entrare senza il mio permesso, dice il guardiano. Io sono molto potente, eppure non sono che l'ultimo dei guardiani. Di sala in sala, di porta in porta, ogni guardiano è più potente del precedente. Con il consenso del guardiano, l'uomo si siede accanto alla porta e lì aspetta. Per giorni e anni. Dà fondo a tutto quello che ha portato con sé sperando di corrompere il guardiano. Questi però non cessa di ripetergli: accetto ciò che mi dai solo perché tu non creda di avere trascurato qualche possibilità. Per anni l'uomo non fa che studiare il guardiano, impara a conoscere persino le pulci annegate nel suo bavero di pelliccia. E, tornato fanciullo a causa della vecchiaia, prega persino le pulci di aiutarlo a convincere il guardiano a lasciarlo passare. La sua vista si è indebolita, ma egli distingue sempre nel buio il chiarore soprannaturale che emana dalla porta della legge. E ora, prima di morire, concentra tutte le esperienze fatte in una sola domanda, facendo al guardiano di chinarsi. Il guardiano brontola: sei insaziabile, che cosa vuoi sapere? Il vecchio risponde: ogni uomo aspira a conoscere la legge. Come mai allora, in tutti questi anni, nessuno all'infuori di me ha mai chiesto di entrare? Il suo udito è debole, perciò il guardiano deve gridargli all'orecchio: tu solo avresti potuto essere ammesso. A nessun altro è consentito varcare questa porta. Questa porta era destinata solo a te. E adesso te la chiuderò.